In tutto il mondo, una nuova generazione di innovatrici e innovatori sta unendo le forze per risolvere le principali sfide del momento. Le loro soluzioni partono dal locale per pensare globale. Spaziano dalle innovazioni frugali alle tecnologie più avanzate. Migliorano grazie alla collaborazione tra competenze ibride. Innovazione per lo sviluppo nasce per sostenere chi sta innovando il settore della cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso un programma attivo su tre assi. Sfide. La piattaforma di Open Innovation Co-Open per realizzare soluzioni di impatto tra Italia e Africa su tre temi chiave: alimentazione e agricoltura sostenibile, salute e benessere, economia circolare, tecnologie e dati per lo sviluppo sostenibile, per supportare progetti innovativi anche in risposta alle emergenze in corso. Formazione, un programma biennale di capacity building su tre ambiti strategici: dati per lo sviluppo, project management, leadership e imprenditorialità. Eventi, Open Days dell'innovazione, ma anche webinar e partnership con i principali attori del settore. Unisciti a noi per innovare il mondo della cooperazione allo sviluppo. Scopri il programma di attività e scegli le opportunità migliori per te e la tua organizzazione. Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti e benvenute a questo nostro nuovo appuntamento del progetto Innovazione per lo Sviluppo. Sono Cristina Toscano, Program Officer in Fondazione Cariplo e Project Leader di Innovazione per lo Sviluppo. Il video vi ha ben spiegato qual è un po' il senso del progetto. Il progetto mira a tentare di costituire una comunità di innovatori e di operatori della cooperazione che insieme vogliano affrontare le sfide del momento, cercando di condividere competenze, esperienze e buone pratiche, e cercando ma anche di innovare il loro modo di offrire e di supportare i servizi nei paesi in cui operano, mettendo al centro sempre le persone. Noi lavoriamo, il programma è promosso da Fondazione Cariplo e Fondazione Compagnia di San Paolo. Anche il team è un team unitario delle fondazioni, con anche dei partner tecnici. I miei colleghi sono tutti collegati: Alessandro Masciadri, Ilaria Caramia, Fulvio Bersanetti, che conoscerete dopo, che vi darà anche degli insight e delle indicazioni su quali sono ancora le call aperte e su cosa pensiamo per il futuro. Il progetto, come avete visto nel video, lavora su diversi assi: l'asse Open Innovation, con delle challenges, l'opportunità anche di ottenere dei contributi per sviluppare progetti di contaminazione positiva; l'asse di formazione, su cui abbiamo creduto molto e che ha visto una grande partecipazione, penso anche di molti di voi; e l'asse di networking e eventi, che ci permette un po' di costruire questa comunità del futuro. Oggi sono felice di presentare Francesca Folda, che coordinerà questo nostro Open Talks dell'innovazione. Francesca è conosciuta, credo, ai più di voi, è Global Communication Director di Amani Institute, che è un'organizzazione no profit che ha sede in Kenya, India e Brasile. Insegna alla scuola di giornalismo Walter Tobagi dell'Università di Milano e dal 2019 fa parte anche del comitato consultivo di Ashoka Italia. Della carriera ventennale di giornalista di Francesca la conosciamo, magari l'avete intercettata, ma quello che sottolineo è che proprio parlando di innovazione lei ci dimostra che è possibile a un certo punto fare una scelta radicale, come lei ha fatto nel 2014, studiando Social Innovation Management proprio con Diamani Institute. E da allora si occupa di progetti internazionali di formazione e comunicazione. Noi la ringraziamo tantissimo perché ha deciso di partecipare a diverse attività del progetto, di illuminarci anche lungo il cammino e di animare oggi questo nostro evento. A te, Francesca, grazie. Grazie Cristina, buongiorno a tutti voi, good day everyone, also to those who are connecting from abroad. Proseguiremo in italiano, ma avremo uno spazio in inglese per i nostri speaker che ci
supporteranno anche dall'estero. Per me è un piacere oggi essere qui, moderare una giornata piena di speaker e di storie interessantissime. Il ritmo sarà intenso, avremo molto da imparare e quello che voglio raccomandare è che tutti voi che ci ascoltate siate invitati a partecipare. Ci sarà un primo keynote speech con Francesca Fedeli e poi tre case histories, come nel modello, nel format di questi Open Talk, da cui trarremo tutti i preziosi insegnamenti. Avremo poi un breve spazio per commentare ciascun progetto alla fine di ogni intervento e se saremo tutti bravi a rispettare i tempi, avremo anche un ampio Q&A alla fine in cui saremo tutti coinvolti. Ma come dicevo, uno dei valori chiave del progetto Innovazione per lo Sviluppo è la collaborazione, quindi vogliamo che tutti voi oggi possiate collaborare, partecipare e lo facciamo subito a partire da questo strumento slido.com, dove vi invitiamo a segnalarci, voi che siate il nostro pubblico, le vostre storie, le vostre esperienze, ciò che conoscete voi in termini di buone pratiche nell'ambito dell'innovazione frugale, che è il tema di oggi, e queste pratiche saranno raccolte, questi buoni esempi saranno raccolti sul sito di Innovazione per lo Sviluppo. Quindi, fin da ora, se avete in mente dei buoni esempi, degli progetti interessanti, delle iniziative importanti nell'ambito dell'innovazione frugale, potete andare su slido.com e inserire il codice hashtag OTITech, che sta per Open Talk dell'innovazione tech, oppure più velocemente ancora inquadrare il QR code e vi troverete su questa pagina dove potete inserire la vostra segnalazione. Fatelo con un nome preciso del progetto o meglio ancora con un link, così poi il team di innovazione per lo sviluppo potrà più facilmente reperire tutte le informazioni e raccontare questi progetti sul sito. Potete farlo nel corso di tutta questa mattinata, nel corso di tutto l'evento, e quindi se ve ne viene in mente subito uno, andate lì, scrivete, aggiungeteci la vostra storia, oppure fatelo dopo, ma adesso in realtà vi consiglio di concentrarvi perché sto per dare la parola alla nostra prima speaker, che è Francesca Fedeli, cofondatrice di Fight the Stroke. Io vi dico la verità, non anticiperò nulla sul suo lavoro, vi dirò solo che Francesca è una delle persone più coraggiose, determinate e autentiche che io conosca e sono certa che riconoscerete tutte queste qualità nel suo intervento e ne potrete trarre ispirazione. Benvenuta Francesca, a te la parola e grazie di essere qui con noi oggi. Grazie a voi per questa bellissima introduzione, di nuovo buongiorno a tutti e a tutte. Io sono appunto Francesca Fedeli, oggi mi trovo in una stanza, in uno studio qui su Milano, sono al centro della stanza, sono vestita con una maglia blu. Dico questo perché è un po' il nostro modo anche di parlare di accessibilità attraverso la tecnologia, per cui oggi davvero la tecnologia ci permette di abbattere anche una serie di barriere, che sono le barriere dovute magari dal mismatch della persona con l'ambiente, la persona nello specifico con disabilità. Per cui per qualsiasi bisogno non esistate anche a scrivere nei commenti. Per quanto riguarda la presentazione di oggi, mi farebbe piacere condividere il mio schermo e farvi vedere una traccia poi di presentazione, raccontarvi qualcosa sul mio lavoro in particolare e sul lavoro della Fondazione Fight the Stroke che presiedo, sapendo che questa traccia poi rimarrà online, per cui potrete continuare anche a consultarla. Allora, ci provo. Vediamo se funziona tutto. Mi confermate che vedete, sì? Ok. Allora, vi do due informazioni su di me. Io ho un percorso, come ho studiato alla facoltà di agraria di Bologna, economia agraria, per cui uno dei miei sogni iniziali in realtà era proprio quello di lavorare nella cooperazione internazionale. Ricordo ancora che il viaggio di fine laurea avevo chiesto di andare a partecipare a questa missione di un organismo internazionale che è lo IAS, l'International Association of Agricultural Studies, in Togo, dove ho passato alcuni mesi proprio perché quella per me doveva essere la strada, lo sbocco lavorativo. In realtà poi
ho iniziato a lavorare nell'industria alimentare, per cui ha prevalso l'interesse per tematiche legate all'economia, e quindi diciamo che, come vi ha raccontato anche Cristina rispetto alla carriera di Francesca Folda, anche per me c'è stato un prima e un dopo. Quello di cui vi parlerò oggi è proprio il dopo. Il dopo prende inizio da quella che è una storia familiare, una storia molto personale di me e mio marito, che nel 2013 creiamo questa nostra famiglia con la nascita di nostro figlio Mario. Un percorso abbastanza travagliato che ci ha visto però protagonisti nei primi anni di una battaglia molto autoriferita, quindi una battaglia molto intima, molto interna, in cui il nostro obiettivo era curare nostro figlio Mario, che a 10 giorni dalla nascita aveva avuto una diagnosi di ictus cerebrale. Il momento che vedete raffigurato qui è quello che noi definiamo un po' il nostro why, perché siamo qui oggi con la Fondazione Fred Stroke. È un momento in cui, dopo 2 anni dalla nascita di Mario, abbiamo deciso di raccontare la nostra storia, il nostro percorso, e quindi ci siamo resi conto che in realtà questa storia poteva diventare una storia universale, quindi non soltanto la nostra battaglia nel trovare nuove terapie per curare nostro figlio, ma poteva essere un percorso condiviso. È stato proprio nel 2014 che è nata la Fondazione Fred Stroke. È nata inizialmente come associazione, però è nata proprio con questi valori che vedete scritti su questo schermo, quindi dei valori che partivano dal presupposto che il modo migliore per aiutare nostro figlio Mario era quello di aiutare tutti i bambini nella stessa condizione, quindi di proiettarci verso un futuro dei bambini come Mario, quindi sapere che in futuro potessero sviluppare un'indipendenza, un'autonomia di vita, ma farlo all'interno di un contesto di condivisione con altre famiglie. Il secondo punto, infatti, vedete, è proprio il punto relativo alla condivisione delle esperienze, il fatto di creare delle piattaforme abilitanti a condividere esperienze con altre famiglie è stato un po' il nostro punto di partenza. Abbiamo capito fin dall'inizio che molte delle nostre famiglie cercavano informazioni sui social media in quel momento, e che il caregiver principale era la donna, la mamma di questi bambini, per cui abbiamo creato delle comunità di cura, di mutuo aiuto all'interno di questi contesti, e che si sono rilevate davvero un modo nuovo di affrontare il percorso di cura condiviso, ma un modo nuovo anche di comunicare. Se pensate, fino a poco tempo fa ancora era necessario creare dei contesti in presenza per la condivisione delle esperienze fra pazienti, o era necessario condividerli attraverso delle piattaforme dedicate. In questo modo invece abbiamo utilizzato una tecnologia già esistente, in questo caso Facebook, e l'abbiamo disegnata affinché le persone si sentissero in un ambiente libero da giudizi e da pregiudizi e fossero incentivate a condividere. Altri valori importanti li vedete riassunti qui, però c'è ad esempio un tema molto forte per noi, che è rispetto alla dignità dell'individuo come persona. Spesso per le persone con una disabilità di paralisi cerebrale infantile, quindi con un danno centrale alla nascita e poi un effetto soprattutto dal punto di vista motorio, si tende a curare l'effetto, quindi a curare una mano che funziona poco bene, un piede che cammina poco bene, e si perde di vista invece l'individuo nella sua totalità. Quindi noi lavoriamo tanto con le famiglie, con gli operatori del settore, con i medici, per far valere sempre questo principio dell'unità singola rispetto all'individuo nella sua totalità.
i problemi principali che abbiamo affrontato e che stiamo cercando di risolvere. Un basso livello di conoscenza e un'advocacy molto frammentata per tutto ciò che riguarda la paralisi cerebrale infantile. Questo è stato uno dei primi momenti, uno dei primi problemi con i quali ci siamo imbattuti, perché semplicemente io cercando le informazioni su Google facevo fatica a trovare un ritorno contestualizzato delle informazioni che servivano a me in quel momento. Per cui tutto ciò che per noi è stata occasione di esposizione fuori, di racconto della nostra storia, è stato fondamentale per aumentare il livello di conoscenza delle persone rispetto ai rischi di questa malattia e successivamente della disabilità, ma è stata anche una fonte di ricavi per noi. Oggi il meccanismo di sostenibilità della fondazione si regge anche sulla partecipazione ad eventi che possono essere poi interessanti per noi e per i nostri beneficiari. Il problema della diagnosi tardiva è stato un altro dei temi forti della nostra fondazione dal punto di vista della ricerca, e abbiamo cercato di risolverlo con la costruzione di un hub, un punto centrale, che è questo centro per lo stroke all'ospedale Gaslini di Genova, perché abbiamo capito che le informazioni erano poche, di pochi esperti sul territorio, e quindi era necessario centralizzare. Anche qui l'abbiamo fatto attraverso la tecnologia. Uno si immagina che creare un centro stroke all'interno di un ospedale possa essere un qualcosa di molto complesso, fatto di burocrazia. In realtà è stato non facile sicuramente, ma è stato assolutamente poco costoso. Per noi è stato decidere piuttosto quali potessero essere i processi interni che magari già esistevano, sistematizzarli e rendere consapevoli le persone, i beneficiari. Di fatto oggi una persona che ha una diagnosi in età molto precoce o non ha ancora una diagnosi ma dei sintomi che mettono in allerta può spostarsi, può andare a fare un day hospital Gaslini, fa una serie di visite di screening secondo il sistema sanitario, per cui non deve pagare nulla, esce fuori da lì sicuramente con una diagnosi, con un piano terapeutico da condividere con gli esperti sul territorio e dopo aver donato una serie di dati per la ricerca. Quindi di nuovo il paziente al centro, ma rendersi consapevoli del fatto che ci sono delle altre entità intorno al paziente che hanno necessità di avere un beneficio da questi nostri progetti. Una serie di altri elementi, vi cito soltanto magari il punto 6, il fatto che nel settore in cui noi lavoriamo l'innovazione nell'ambito della salute spesso è un'innovazione top down e difficilmente viene dai pazienti. O meglio, verrebbe dai pazienti se i pazienti fossero protagonisti e non vittime, come dice Zero Calcare. Se fossero coinvolti nel processo di sviluppo dei nuovi prodotti. Oggi molte delle nostre famiglie vengono rese edotte di quello che è il sistema di innovazione soltanto nella parte finale, quindi quando si tratta di fare dissemination di un progetto, quando si tratta di appunto reclutare nuovi pazienti. Per cui una delle nostre grandi battaglie è proprio quella di voler sedere al tavolo dei decisori. È così che ci siamo inventati questo modello, che è questo modello del Community Led Innovation Model, che parte appunto dal mettere il paziente al centro, ma non come viene definito di solito nelle brochure degli ospedali, no? Ma partire essenzialmente da queste comunità che noi abbiamo creato su Facebook e che di continuo trasmettono bisogni e soluzioni. Quindi dall'ascolto di queste comunità disegniamo delle soluzioni per
bambini o giovani adulti che hanno delle disabilità di tipo permanente, ma poi le disegniamo con l'occhio rivolto alla metodica dell'inclusive design, in modo che possiamo commercializzare poi queste soluzioni alle persone che hanno magari anche disabilità di tipo temporaneo. Un esempio di questo processo è la Palestra dei Fighters, una piattaforma virtuale che abbiamo lanciato proprio in questi giorni. L'abbiamo lanciata perché c'era una necessità di avere accesso a dei trattamenti riabilitativi in remoto da ogni parte d'Italia e del mondo, ma dall'altra parte capivamo che i numeri dei nostri beneficiari erano troppo pochi, quindi disegnando questa piattaforma affinché fosse accessibile a tutte le persone con disabilità anche temporanea, io che mi rompo un braccio e ho bisogno di fare fisioterapia, o io che porto in braccio il bambino e quindi devo capire quali possono essere le soluzioni per gestire la mia vita quotidiana con una sola mano, ecco, questo tipo di disabilità temporanee e situazionali allargano il nostro mercato, allargano i nostri beneficiari e ci permettono poi di sostenere il modello di business. Un altro degli elementi chiave di questo cerchio, di questo modello, è la possibilità di scalare attraverso le alleanze. Abbiamo capito fin da subito che, nonostante appunto la paralisi cerebrale non fosse un tema legato alle malattie rare, parliamo di circa 17 milioni di bambini in tutto il mondo, in realtà è un target molto frammentato, con molte diversità all'interno della stessa condizione, diciamo, di paralisi cerebrale, per cui la necessità di rendere il target più ampio creando delle alleanze. Un esempio di come cerchiamo la scalabilità attraverso le alleanze, ad esempio un progetto che abbiamo lanciato l'anno scorso, che si chiama Mirror HR, che è di nuovo un progetto che fa un uso massiccio della tecnologia. È un'applicazione per un orologio e un telefono cellulare che permette ai genitori di avere dei segnali rispetto all'esordio di una crisi epilettica del bambino, quindi un'app e un sistema che viene utilizzato principalmente dal caregiver. Abbiamo capito che era necessario per i nostri beneficiari risolvere questo problema, risolvere il problema delle notti insonni dei genitori ad assistere i bambini. Abbiamo sviluppato questa app, ma poi questa app non trovava un mercato utile che avesse i numeri a sufficienza per essere sostenibile. E allora cosa stiamo facendo? Stiamo cercando un'alleanza con un altro gruppo in Brasile che ha sviluppato una tecnologia simile a partire dalle incubatrici dei neonati. Per cui è come se estendessimo la filiera, sviluppiamo un prodotto insieme che è in grado di supportare i nostri beneficiari dalla culla, dalla nascita fino all'età adulta. Quindi un altro modo per permetterci di scalare attraverso le alleanze. Questo è il viaggio che vi ho raccontato brevemente a partire dal 2014, ma volevo scendere proprio nel dettaglio dei progetti. Del centro Stroke vi ho già parlato, anche delle comunità. Mi fa piacere parlarvi anche di un altro esempio di utilizzo della tecnologia a partire dai bisogni dei beneficiari e un utilizzo della tecnologia che per noi è sempre stato molto funzionale rispetto all'obiettivo che volevamo raggiungere. Mi spiego meglio, i nostri bambini avevano bisogno e hanno tuttora un grande bisogno di terapia fisica riabilitativa, per cui fanno queste sessioni nei centri territoriali, negli ospedali dove sono seguiti,
di una o due ore a settimana. Sono sessioni molto basate su una mobilizzazione passiva, quindi ti stendo la mano, ti faccio dei movimenti di stretching che però non vanno ad agire sul problema di tipo centrale. È stato per questo che nel 2016 abbiamo sviluppato questa piattaforma di teleriabilitazione in un'epoca molto precoce, forse troppo precoce, tanto che ad oggi il progetto non è ancora sul mercato, proprio perché è un progetto di un'entità abbastanza complessa, però voleva far sì che una innovazione dal punto di vista della ricerca nelle neuroscienze, che era il meccanismo dei neuroni specchio, quindi dell'apprendimento per imitazione, uscisse fuori dai laboratori dei neuroscienziati e diventasse invece patrimonio comune e fosse accessibile alle famiglie. Quindi ci siamo inventati questa piattaforma che si chiama appunto Mirrorable, dal nome dei neuroni specchio, in cui abbiamo venduto ai bambini che per un mese loro avrebbero fatto un corso per diventare dei giovani maghi. Questo sembrava una banalità all'inizio, sembrava qualcosa sì, ma cosa fa la magia? Ma in realtà era soltanto un modello di disegnare il processo in maniera diversa per far sì che si alzassero gli indicatori che sono critici nei processi di sviluppo dei prodotti della salute, come ad esempio la compliance, l'aderenza del paziente. Io, dicendo così al bambino, ho fatto sì che il bambino tutti i giorni si collegasse su quella piattaforma. Ho costruito un meccanismo anche per cui il bambino sentiva questo senso di responsabilità nel non collegarsi alla piattaforma, perché dall'altra parte c'era un altro bambino che sapeva che lo avrebbe aspettato. Quindi questo è stato un altro esercizio molto utile per noi, nonostante, appunto, vi dico, ad oggi non è un prodotto disponibile sul mercato per una serie di problemi, per una serie anche di errori nostri, dove però la tecnologia usata come commodity e come asset principale per trarre dei dati, per trarre delle informazioni e delle evidenze, effettivamente ci ha aiutato a fare un passo avanti, un passo in più. Vado avanti velocemente perché vi ho parlato anche del progetto Mirror HR. Vi volevo parlare di un altro utilizzo della tecnologia, che è un progetto che stiamo seguendo proprio in questo momento. Abbiamo sentito l'esigenza, vi dicevo, da una parte di avere un'entità grande come l'ospedale Gaslini di Genova e dall'altra un numero di un migliaio di famiglie che dovevano accedere a questo centro stroke e facevano domande molto ripetitive. Le domande praticamente erano sempre le stesse. Allora ci siamo chiesti a un certo punto, ma senso che dedichiamo una persona, una risorsa o catturiamo del tempo così prezioso lato medici per dare informazioni su come si fa, si prende il bigliettino del parcheggio all'ospedale del Gaslini o altre informazioni routine? Per cui abbiamo sviluppato un chatbot, quindi un agente conversazionale che permette alle famiglie di digitare in ogni momento del giorno, quindi massima accessibilità anche dal punto di vista logistico e dei tempi, e chiedere informazioni almeno di primo livello prima di rimandare ad un operatore più esperto. Oggi i chatbot sono abbastanza consuetudine d'uso abbastanza diffusa. La novità, forse devo dire, lato nostro è stato quello di voler usare da una parte un virtual agent già pronto all'utilizzo, ma dall'altra parte anche fare tesoro di tutti questi dati, di tutte queste informazioni che le famiglie chiedono, per far sì che questo chatbot continuasse a migliorare, quindi ad apprendere ed essere sempre più vicino alle famiglie. Un altro tema, e poi mi avvio verso la conclusione, è un progetto che mi fa piacere raccontarvi perché è un progetto legato allo sport.
Quindi per noi lo sport ha tantissime valenze, soprattutto nel bambino che cresce, che non ne può più di stare in un ospedale a fare riabilitazione. Abbiamo trovato una metodica utile per trasformare l'attività fisica motoria in attività riabilitativa. Questa, ad esempio, è una palestra di arrampicata adattata. Insieme al Politecnico di Milano abbiamo sviluppato dei sensori dietro alle prese della parete che fanno sì che possiamo misurare un parametro di forza e quindi sapere esattamente quanto il bambino sta migliorando, progredendo mentre sta facendo attività motoria. Quindi diciamo ancora qui un pezzettino in più per quello che può essere la ricerca in un settore dove non c'era assolutamente una sensibilità verso la lettura del dato o verso l'analisi di informazioni. Chiudo, credo di avervi detto a grandi linee tutto, raccontato un po' i nostri progetti. Chiudo con questa frase, che viviamo in questa condizione di continua emergenza o continua fase prototipale per tutto ciò che è Fed & Stroke, che forse è proprio questo che ci dà ogni volta la spinta ad andare avanti, no? Questo senso di precarietà che, se da una parte può spaventare, dall'altra parte però è un motore incredibile a progredire. Grazie Francesca, grazie mille. Io, come sempre quando ti ascolto, imparo qualcosa, e questa storia ovviamente in un ambito di cooperazione per lo sviluppo può sembrare lontana, ma io sono sicura che tutti voi ascoltando avete saputo cogliere quei messaggi che valgono per tutte le iniziative di innovazione sociale. Allora io mi permetto di riassumere i miei 5 takeaway che si connettono bene al contesto in cui siamo oggi. Innanzitutto, le piattaforme e le tecnologie devono essere abilitanti. Questo concetto della piattaforma e della tecnologia come qualcosa che ci consente di fare altro e consente e deve essere abilitante per tutti. L'altro, che dobbiamo sempre prenderci cura degli individui nella loro totalità, non solo per un aspetto, non solo per una dimensione. Un tema importantissimo: collaborare e centralizzare le informazioni. Spesso basta sistematizzare quel che c'è, non c'è bisogno di spendere un sacco di soldi per inventare qualcosa di nuovo. L'altro punto per me chiave è lavorare sempre in una logica di sistema, e quando ascoltavo Francesca questa riflessione mi è venuta all'inizio, alla fine, ma nel percorso ho capito che la logica di sistema vuol dire non solo creare partnership, ma anche vedere il problema in una logica di sistema. E quindi Fight the Stroke, per esempio, mette al centro il bambino, mette al centro anche i caregiver, mette al centro anche i medici, mette al centro anche i ricercatori. E quindi quando pensano una soluzione, a volte è con il focus sull'uno o sull'altro, ma poi in qualche modo tutte queste anime sono coinvolte nella soluzione, nel presentare una soluzione. Infine, e io non mi stancherò mai di dirlo, ma ringrazio Francesca di averlo detto così chiaramente, ascoltare sempre la comunità di riferimento. Bisogna non solo ascoltarla, non solo renderla protagonista, ma renderla partecipe e fare prototipi con questa comunità di riferimento. Quindi la comunità di riferimento, quelli che in certi contesti vengono chiamati beneficiari, no, sono gli attori protagonisti. Ecco, questi per me sono i messaggi chiave. Riassunto così, sicuramente Francesca l'ha detto in maniera molto più coinvolgente, ma volevo proprio rifare il filo e ricollegarci al contesto in cui siamo oggi, contesto da cui ora invece andremo a sentire 3 storie, proprio che vengono da esempi di buone pratiche che Innovazione e lo Sviluppo per lo Sviluppo ha selezionato per noi. Sono contenta che Francesca Fedele rimane qui con noi e mi aiuterà a fare un breve commento dopo aver ascoltato ciascuna di queste pratiche, ma anche voi siete coinvolti ancora. Quindi non solo potete segnalare le buone pratiche che conoscete voi, come abbiamo detto prima, ma durante e immediatamente dopo la fine di ognuna di queste talk, di questi 10 minuti di speech che ciascuno degli speaker farà, voi potrete rispondere a una domanda a risposta multipla, in cui in realtà vi chiediamo di sottolineare i punti di forza del progetto che avete appena sentito. La risposta che vi chiediamo di dare si basa su 5 elementi e voi potete scegliere quelli più rilevanti, 2 più rilevanti. Quindi questo progetto è inclusivo per le fasce più deboli, sfrutta materiali e tecnologie accessibili sul territorio, favorisce la sostenibilità ambientale, è davvero innovativo, è efficace rispetto ai propri obiettivi. Di nuovo con Slido, con il codice OTTECH o riprendendo il QR code col vostro smartphone, potrete contribuire dando
indicando i vostri, secondo voi, quali sono i due principali punti di forza del progetto. Allora, pronti via, è il momento proprio di cominciare a sentire questi progetti e quindi io do la parola a Giorgio Giorgi, che è il cofondatore di Global Impact Network Association, che ci parlerà del progetto AgriSen, sviluppato in collaborazione con ARCI e con il supporto di Innovazione per lo Sviluppo. Giorgio, so che sei appena rientrato dal Senegal e quindi so che ci farai anche vedere delle belle immagini da quel paese. Benvenuto, la parola a te. Grazie mille Francesca e buongiorno a tutti e tutte. Sì, sono appena tornato dal Senegal, finite le quarantene richieste per rientrare qua nella civile, eccomi qua con voi. Io, come ha detto Francesca, faccio parte, sono cofondatore di Local Impact Network Association, che è un'associazione e un centro di progettazione che ormai da qualche anno nel mondo della cooperazione internazionale e dello sviluppo innovativo. Oggi sono qui a presentarvi il progetto AgriSen, che con Innovazione per lo Sviluppo e ARCS e ARCI abbiamo strutturato insieme proprio per proprio nel territorio senegalese. Dovreste vedere tutti la mia presentazione adesso, giusto? Mi confermi, Francesca? No, in realtà io no. Ancora no, scusami. Ah, ok. Errore mio. Ora dovreste vedere adesso le slide. Sì. Ok, perfetto. Allora, andiamo in presentazione. Oh, adesso sì. Perfetto. Ok. Come vi dicevo, Global Network lavora e lavoriamo in contesti spesso rurali con tecnologie open source e cerchiamo di dare soluzioni per proprio rispondere a quelle che poi sono le sfide che ci si pongono davanti proprio a livello globale. E infatti da qui viene Glocal, attività locali che vanno a rispondere tutte insieme a delle sfide globali. Con AgriSen andremo a strutturare questo percorso formativo che vada a promuovere produzione agroalimentare più sostenibile e che possa essere fatta in gestione familiare e anche con un focus particolare sulle donne. Il nostro modello su cui si basa la tecnologia AgriTube, che è dentro della progettazione AgriSen, si rifà sul generare impatto sistemico e noi cerchiamo di farlo con questi tre punti che vedete in presentazione: l'utilizzo di materiali locali, la formazione e l'utilizzo di tecnologie tech ed open source. I materiali locali vengono sempre scelti perché andando a operare in comunità rurali spesso, ma anche in comunità che siano vicino alle città, utilizzare materiali che si trovano sul mercato locale per una reperibilità molto alta, il che significa che in un'eventuale manutenzione i pezzi di ricambio non dovranno arrivare dall'estero o da luoghi molto lontani, ma saranno disponibili sul mercato. Questo, come il punto successivo, permette una manutenzione più veloce ed efficace e soprattutto permette anche di rafforzare l'economia locale con i nostri progetti. Successivamente parliamo di low tech ed open source, tornando sempre sulla manutenzione delle tecnologie semplici che abbiano anche una semplicità di approccio all'utilizzo per le persone che vengono formate. Questo ci permette di avere scalabilità e una sostenibilità nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie molto alta. E anche una sostenibilità ambientale andando a utilizzare tecnologie innovative e soprattutto green. L'ultimo punto, ma che è per noi fondamentale, è la formazione. Proprio perché, come diceva Cristina nel discorso iniziale, le persone sono al centro della progettazione, come Francesca tu hai confermato. Quindi la formazione, il trasferimento di conoscenza ci permette di rafforzare l'unità, ci permette di rendere autonomi i centri dei progetti e quindi le comunità stesse e avere un alto impatto sociale.
qui nelle foto sono proprio dell'ultimo progetto che Francesca vi anticipava, e sono della formazione tecnica e biologica che abbiamo portato avanti. AgriTube nasce da questo modello qua, e questo modello porta a disposizione delle persone con cui collaboriamo questi benefici, quindi dei benefici sociali, perché le soluzioni permettono di rendere accessibile, secondo noi, il lavoro agricolo anche a fasce più vulnerabili delle comunità. Pensiamo ad anziani, pensiamo a donne che magari nello stesso tempo devono lavorare, ma anche ai figli, e dopo vedrete una foto, secondo me, emblematica. E pensiamo anche potenzialmente a persone con disabilità. Abbiamo dei benefici economici, perché la produzione avviene con minori di rischio, essendo AgriTube una tecnologia, come potete vedere nella foto di destra, che è agricoltura fuori suolo, il che ci rende, come dicevo, la produzione minori fattori di rischio e ci permette anche di coltivare dove non abbiamo terreni fertili. Facciamo questo con questa tecnologia che ci porta molti consumi, riusciamo a ridurli, abbiamo il 90% in meno di acqua, il 1% in meno di fertilizzanti, e grazie all'utilizzo dei pannelli solari fotovoltaici riusciamo a praticamente escludere l'energia da fonti non rinnovabili. Quindi con ARTS e con Innovazione per lo Sviluppo abbiamo dei risultati che ci attendiamo dalla prima trasferta di novembre 2021. Non starò a elencarvi, potete leggere quelli che sono i risultati di produzione che ci attendiamo, o il risparmio d'acqua e di nutrienti. Mi focalizzerei un attimo sul numero di persone formate e sul tipo di formazione che vorremmo mettere in atto con ARTS, che è un training of trainers, quindi 10 persone che faranno questa formazione sia tecnica che biologica. Queste 10 persone fanno parte delle associazioni di donne produttrici di Bulal, e quindi queste 10 persone diranno a loro volta dei trainer e andranno a condividere la conoscenza con le proprie associazioni. Quindi abbiamo questo bacino di donne, 402 donne che vanno a formare le associazioni e a cui arriva conoscenza tramite le stesse donne che hanno partecipato alla formazione. Pensiamo che questo rafforzi molto il messaggio e anche le tecnologie che noi vogliamo condividere, perché saranno poi le stesse persone della comunità a scambiarsi questa informazione successivamente. Le donne che faranno parte di questo progetto fanno parte chiaramente anche dei nostri focus di progetto che muovono le nostre progettazioni e che sono più accessibili e inclusivi i progetti, in questo caso soltura, in particolare ponendo al centro le esigenze delle fasce più vulnerabili, come dicevamo prima, donne, anziani e dimenticabili. Facciamo anche un particolare focus sulla progettazione e la cooperazione da cui vengono fuori i nostri progetti. Quindi, come dicevate bene prima, ascoltare l'età, raccogliere dati e far guidare ai dati e ai feedback dal campo le nostre progettazioni. Quello che vedete qui è un piccolo esempio di come AgriTube potrebbe andare a semplificare il lavoro a persone con disabilità, in questo caso una disabilità motoria, quindi persone carrozzinate, ma avendo il sistema a un metro di altezza più o meno si permette chiaramente di rendere più agevole l'attività dell'agricoltura. E questa era la foto
che è emblematica, ossia la donna con il bambino, quindi una persona che ha bisogno, secondo noi, di avere un lavoro più agevole e gestire in questo caso un sistema AgriTub nella piantumazione e nella gestione ordinaria anche con il bambino con sé. Le soluzioni che mettiamo in campo per rispondere a queste esigenze, scusate, sono di quattro tipi. La prima di cui stavo parlando poco fa sono le soluzioni data driven, che si basano sulla raccolta dati che noi facciamo. Avete visto poco fa, tre slide prima, un sistema tecnologico che noi abbiamo creato per raccogliere dati e che abbiamo portato in Senegal per una prima sperimentazione e porteremo il progetto di ARCS una volta terminata anche la sperimentazione italiana. Quindi quello ci permetterà di avere sott'occhio i risultati dei nostri sistemi. Abbiamo delle soluzioni progettuali, quindi il coprogettare con le comunità gli output produttivi. E sembrerà ripetitivo, ma è fondamentale. Quello che dicevate voi, la passione human-centered, per noi è la base da cui si inizia a pensare un progetto. E quindi andiamo poi a pensare con le comunità in base alle esigenze e con i partner locali che conoscono bene i contesti delle soluzioni mirate che possono quindi rafforzare in alcuni casi la biodiversità oppure diminuire i fattori di rischio oppure rendere più accessibile l'agricoltura. Per fare questo, le ultime due in ordine sono le soluzioni biologiche e quelle tecnico-meccaniche. Le tecnico-meccaniche sono le più semplici da vedere, semplicemente portando a un'altezza l'agricoltura si permette di avere una migliore accessibilità, quindi minor sforzo e minor logoramento dei lavoratori, mentre le soluzioni biologiche sono delle soluzioni che possiamo prendere in determinati casi, come ad esempio carenze di iodio nei bambini e nelle bambine, che possono portare a carenze cognitive nei primi anni di vita. Rafforzare eventuali coltivazioni con iodio permetterebbe di avere delle diete più bilanciate sotto questo aspetto di questo nutriente, e rafforzare poi anche diminuire le carenze nei bambini durante la gestazione. Giorgio, il progetto andare verso sì, vada nella penultima. Il progetto inizierà a novembre 2021, quindi con tutta probabilità a dicembre 2021 avremo il primo raccolto e l'inizio del primo ciclo di autonomia delle comunità, e poi ci vedremo a maggio o settembre 2022 per il secondo monitoraggio. Io vi ringrazio e vi do appuntamento a dicembre a questo punto. Grazie mille Giorgio, una storia bellissima, come immaginavo, ci hai mostrato anche delle foto molto molto belle, il progetto è interessante. Chiedo velocemente a Francesca se ha un commento su questo progetto e al team di innovazione per lo sviluppo se, posto che immagino che molti di voi abbiano già votato nel sondaggio, ci vogliono mostrare i risultati del sondaggio. E Francesca, a te se vuoi... Io al solito ho fatto disclosure prima, ho detto che tutto ciò che riguarda agraria, agricoltura fa parte del mio background, però applauso a Giorgio nel pensare una soluzione inclusiva fin dall'inizio, quindi non mettiamo le pezze dopo e valutiamo l'altezza per inserire la carrozzina, ma disegniamo qualcosa che è già pensato anche per quei tipi di beneficiari e che non comporta un danno invece ad altri beneficiari o anche solo l'attenzione alla mamma che porta il bambino indosso, no? Che quindi potenzialmente ha un carico dietro, e quindi pensare assolutamente il design utilizzato bene nel pensiero e nell'innovazione di prodotto. Fantastico, grazie Francesca, grazie Giorgio. Qui vedete appunto i punti di forza evidenziati, e diciamo che insomma in un'ottica di apprendimento anche magari
quelli meno votati possono essere stimoli per migliorarsi in futuro, ma questo vale per tutti, ma veramente assolutamente di forza riconosciuti. Direi che siamo pronti per procedere con la seconda buona pratica di oggi e quindi potete continuare anche a segnalarci le vostre, ve lo ricordo sempre. Ora è il turno di Eleonora Giordano, responsabile dei programmi internazionali di CBM Italia, che ci porterà in Uganda con il progetto Print the Innovation, anche questo finanziato da Innovazione per lo Sviluppo nell'ambito della Call Tecnologie per lo Sviluppo Sostenibile. Eleonora, a te. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie Francesca. Vi chiedo conferma anche io che si veda la presentazione correttamente? Sì. Benissimo, e nel frattempo mi scuso anche per questa voce con cui vi accompagnerò, purtroppo sono stata colpita da un fastidiosissimo, seppur innocente, raffreddore. Dunque, allora, come detto, io sono Eleonora Giordano, sono la rappresentante di CBM Italia e sono la responsabile dei programmi internazionali di CBM. Oggi vi presento questo progetto Print the Innovation che stiamo implementando in Uganda. Io, prima di entrare nel vivo della presentazione, vorrei proporvi un paio di domande. Sono due domande che vogliono essere spunti di riflessione su cui poter pensare durante la presentazione e che leggo insieme a voi. Le domande sono queste. Giocare a palla e fare innovazione allo stesso tempo, è possibile? E poi print the innovation, ma cosa stiamo stampando esattamente? Ecco, alla fine della presentazione io vi condividerò le mie risposte, o più che altro le mie riflessioni. Ora, qualche parola sui protagonisti di questo progetto. Quali sono le organizzazioni che lo stanno implementando? Sono CBM Italia e il Corsu Rehabilitation Hospital. CBM Italia, che oggi rappresento, è un'organizzazione umanitaria, si occupa di prevenzione, cura e inclusione della disabilità nel sud del mondo e in Italia. La nostra visione, infatti, è quella di una società inclusiva, in cui le persone con disabilità possano godere appieno dei propri diritti ed esprimere appieno il proprio potenziale. Noi siamo impegnati nello spezzare quel ciclo invisibile che lega povertà e disabilità. Del nostro modo di lavorare io vorrei soffermarmi soprattutto su due aspetti, quello della disability inclusion, disability mainstreaming. È vero che lavoriamo nel settore della disabilità, ma lavoriamo con le persone con disabilità, che sono quindi protagoniste e coinvolte in tutte le fasi dei progetti. E lavoriamo poi a tutti i livelli, quindi partendo dall'individuo, dalla famiglia, dalla comunità, salendo fino ai livelli più alti della governance. E poi la partnership. Non agiamo mai da soli, lavoriamo sempre con uno o più partner locali con cui iniziamo un percorso insieme, perché per noi la partnership vuol dire appunto iniziare insieme un percorso per raggiungere obiettivi che siano comuni, che siano spesso complementari, portare un cambiamento nella vita dei beneficiari, quindi un'attenzione verso l'individuo, e mantenere sempre un approccio di responsabilità mutua e di apprendimento reciproco. L'altro attore del progetto è il Corsu, che sta per Comprehensive Rehabilitation Services in Uganda for People with Disability. Il Corsu è un polo di eccellenza in Uganda, ma anche di riferimento per tutta la regione dell'Africa orientale. La sua attenzione va verso le persone con disabilità, soprattutto i bambini, e offre servizi di chirurgia ortopedica, plastico-ricostruttiva e di riabilitazione. Ma come dice il nome stesso, sono servizi comprehensive, quindi includono anche un programma nutrizionale, attività sportive, di educazione, sensibilizzazione, formazione, ricerca e sviluppo e un laboratorio 3D. Il rafforzamento del laboratorio 3D è proprio l'obiettivo che abbiamo nel progetto Print the Innovation. Per un ospedale ortopedico avere un laboratorio interno ovviamente è un elemento importante perché ti permette di produrre internamente quei dispositivi come plantari, protesi, che poi verranno utilizzati nei percorsi di riabilitazione. In più, se questo laboratorio dispone di una tecnologia a stampa additiva, quindi a stampa 3D, questo permette di affrontare al meglio le sfide che si possono presentare. Con il progetto Print the Innovation le sfide che vogliamo affrontare e risolvere sono essenzialmente due. La mass personalization. La stampa 3D ci permette di passare da una produzione artigianale che richiede tempistiche lunghe e il cui risultato, seppur molto professionale, non sarà mai perfetto,
ha una produzione molto più veloce, è un'elaborazione rapida con una qualità superiore e personalizzata, quindi progettata e realizzata per la persona che riceverà il dispositivo. Questo aspetto è per noi molto importante perché al corso arrivano principalmente bambini, la protesi dovrà adattarsi nelle diverse fasi di crescita e quindi essere sostituita più volte nel tempo. Un bambino può sostituire anche 30 volte la protesi nell'arco della sua infanzia. Quindi la velocità di produzione e la personalizzazione facilitano l'accettazione della protesi per poter intraprendere il miglior percorso di riabilitazione e di inclusione. L'altra sfida che stiamo affrontando sono i rischi legati all'emergenza Covid-19, quindi il rischio di dover sospendere i servizi offerti, il rischio di contagio tra gli operatori sanitari, tra i pazienti e la mancanza, in questo caso, di dispositivi di protezione nella quantità e nella qualità necessaria. Il progetto Print Innovation quindi vuole, come detto, rafforzare questo laboratorio. È un progetto che implementeremo per 10 mesi, e, come detto, viene implementato con il contributo della Cole Tecnologie per lo sviluppo sostenibile e consiste in 3 azioni principali. La prima è il setup del laboratorio, quindi sia la parte di staff attraverso un tecnico ortopedico, un assistente di laboratorio dedicati al laboratorio 3D e formati. E poi anche l'acquisto di attrezzature che possano garantire il funzionamento del laboratorio in modo continuativo, quindi sia i materiali per la produzione, sia le attrezzature come quelle che ci permettono di gestire l'elettricità in modo continuativo, evitare danni durante possibili blackout e poi mantenere una temperatura consona per il corretto funzionamento delle stampanti. La seconda azione è proprio quella di produzione dei dispositivi e delle componenti per le protesi. Andremo a produrre 1600 visiere protettive, che sono circa 60 al mese, mettendo in funzione 3 stampanti 3D, e 50 componenti per protesi, saranno invasi per protesi o plantari che verranno elaborati ovviamente in base alla necessità. Come tempistiche consideriamo che per stampare una visiera ci si impiega circa una mezza giornata, qualche ora, mentre per stampare invasi o plantari ci si impiega una giornata di lavoro della stampante contro i 5-7 giorni che ci si impiegava precedentemente con la produzione artigianale. E poi una terza azione che è quella proprio dell'utilizzo e della vendita dei dispositivi che vengono prodotti. Stimiamo un rapporto del 70-30 e saranno soprattutto le visiere quelle che potranno essere vendute ad attori privati o anche ad altri ospedali. Ora, quali sono gli aspetti di questo progetto a cui teniamo di più? L'ownership. Il laboratorio, come detto, è interno all'ospedale, è gestito direttamente dagli operatori del corso che ne hanno piene competenze. I devices che vengono elaborati sono poi human center, quindi è l'individuo che è al centro della fabbricazione. Il tema della sostenibilità, quella tecnica l'abbiamo vista all'interno dell'ownership, le competenze sono installate nel corso, quella sociale attraverso l'attenzione agli individui più vulnerabili, ma anche quella economica, perché vendere le eccedenze, vendere parte dei materiali permette di generare ingressi per il centro. E poi l'adattabilità. Quindi la capacità della tecnologia utilizzata di rispondere prontamente alle necessità del momento, inclusa in questo caso specifico la risposta all'emergenza Covid-19. Quindi per concludere, qua riprendo le domande che vi proponevo all'inizio. Giocare a palla e fare innovazione allo stesso tempo è possibile? Quelli che vedete nelle foto sono i bambini dell'ospedale Corso mentre stanno effettivamente giocando a palla. Il loro iter terapeutico è lungo, è complesso e fare innovazione significa per noi offrire da una parte servizi di qualità elevata a livello chirurgico e riabilitativo, ma servizi che siano integrati in un contesto di guarigione, che comprenda quindi anche attività di interazione sociale e di gioco. Infatti, e riprendo quello che è stato detto già negli altri interventi, pensare ai vari aspetti della vita di una persona, quindi non pensare alle persone come pazienti solamente, vuol dire vedere l'altro. E riconoscere l'altro e le sue peculiarità è il primo passaggio, il primo passo verso l'inclusione.
Questo, scusate se è bloccato, il progetto Print Innovation ci permette quindi di mettere l'innovazione tecnologica al servizio di questo concetto e di facilitare il modo in cui ci prendiamo cura degli altri. Avere un dispositivo medico personalizzato vuol dire riconoscere ciò di cui tu hai bisogno, riconoscere il tuo personale percorso di riabilitazione e di inclusione, e vuol dire quindi promuovere un cambiamento che sia positivo e di impatto sulla vita del singolo, dell'individuo. E la seconda domanda, Printed Innovation, ma quindi che cosa stiamo stampando esattamente? La mia risposta è l'inclusione. Vedere una stampante 3D in funzione è strabiliante, quindi dalla parte dello scan, la realizzazione del dispositivo, vedere il dispositivo in uso, è un processo fantastico, però ancora di più lo è pensare al fine ultimo della tecnologia che stiamo utilizzando, quindi l'uso di quella tecnologia che permetterà in questo caso a un bambino di vincere la discriminazione, di vincere lo stigma, di diventare autonomo, di sentirsi parte di una comunità, di avere libertà di relazione e di interazione. Quindi è proprio la tecnologia e l'innovazione al servizio dell'inclusione. E per tutto questo, come CBM Italia, vogliamo sempre più essere connettori tra diverse realtà, lavorare in partnership per poter pensare insieme anche in modo innovativo a nuovi modi per la cura e l'inclusione delle persone con disabilità. Grazie. Grazie Leonora, grazie mille di questa altra storia molto molto interessante, quest'altra buona pratica. Io di nuovo rinnovo l'invito a, se non l'avete ancora fatto, l'ultima possibilità di votare qual è il punto di forza, quali sono i punti di forza di questo progetto, e di nuovo chiedo a Francesca se ha un commento. Questo è un tema che per mille motivi è anche forse più vicino l'altro, perché comunque eri un'appassionata del mondo agricolo, ma questa pure indubbiamente. Vero. Vero, sì, assolutamente. Conosco bene come utente finale il tema dei tutori, delle ortesi per la disabilità, per cui sicuramente è un progetto che parte da un bisogno molto vero, molto reale. Mi piacerà, Eleonora, osservarvi nell'evoluzione del progetto, perché ad oggi veramente sull'innovazione nell'ambito della protesi, che è anche di tutto il mondo delle ortesi, degli ausili in generale, attraverso metodologie nuove, non siamo ancora riusciti, ma dico già qui in Italia, a trovare una soluzione efficace per tutti, perché magari è vero che c'è l'ownership, ma dall'altra parte è un'innovazione spinta che non ci permette di guadagnare in economicità, in velocità, in sostenibilità ambientale. Per cui volentieri vi seguirò in questo progetto per imparare. Grazie, grazie mille. Fantastico, allora grazie ancora a Eleonora e a Francesca per il suo commento, e adesso passiamo all'ultima storia di oggi, ma nello stesso tempo voglio ricordare a tutti che potete fare domande in chat e comunque continuare a segnalare le buone pratiche su Slido, questo perché poi appunto avremo un momento di Q&A. Per passare all'ultima storia passerò all'inglese per introdurre i nostri prossimi ospiti. Let me give the warmest welcome to the team from Uganda. They are connecting from Kampala in Uganda, and they are from ProTeam. Tommy Hoft, who is the co-founder of this organization that was invited to speak here, decided that he wants his team to speak today. And so let me give the warmest welcome to Joseph Luswabi and his colleague Martin, if I'm not wrong. And they are joining us and share with us the project they have been developing in partnership with APSI. And this project also was funded by CoHopen, the Call for Innovators to Promote Circular Economy. Welcome, guys. It's a great pleasure to have you with us, and thank you for being patient while we were speaking in Italian. And I know we have a video to start your presentation with, so it can guide us in understanding better your project. Here we go with the video. ProTeam is a young company which specializes in production of black soldier fly larvae as an animal protein source. While feeding our animals, we have a problem of the rising prices
when it comes to silverfish. Are we really stuck with this silverfish, or is something else that we can do? We chose to use black soldier flies because they are great decomposers. They feed on organic waste, which is abundant in most of the cities in Uganda. Our future dreams are to create employment to the youth, solve waste management problems in cities, and also make protein available to every farmer. The black soldier fly is a small fly, but has big impact. Joseph, to you. Joseph, you are on mute. Good afternoon, everyone. Yes, my name is Joseph. I'm with Martin in the call, the co-founder and the chief production officer of Malula Protein, which is a company cleaning the cities, feeding millions, and employing the future. We are protein and we turn Uganda's trash into cash. We do this by feeding the organic waste to insects, which process it into a high quality livestock feed. The insects leave behind a valuable fertilizer, which is our organic fertilizer. Uganda is facing three critical problems. The first problem is the organic waste, which is due to the rapid urbanization, and there is no appropriate solution for the organic waste management that has been put in place. This problem is only increasing. Two is the farmers do not have access to a reliable, affordable, and sustainable source of animal feed. What is normally used is the silverfish or the fish meal, feeding the turkeys, ducks. So, but this problem is only increasing, and it is very unreliable to the farmers. And third, the soils are being depleted due to the poor soil management systems that have been put in place. And farmers are using inorganic fertilizers instead of their organic fertilizers, which results into the low crop yields. With our system, we solve all the three problems with a circular approach. We create market for organic waste, then such a circular high quality livestock feed for pigs, fish, turkeys, ducks, and then a fertilizer for organic farmers, especially which is very rich in organic matter, increasing the crop production. We take the organic waste and then feed it to the larvae. This is all how best we do our solution. So the period of 8 days is what will be there for it to be processed by the larvae. And then we have three end products. That's the profit, pro oil, and the fertilizer. The profit has a high level of animal proteins. Pro oil is rich in fatty acids, and oil as well is normally used for fish and also in piglet production. And the fertilizer is the larvae pool, which boosts the plant health and as well the soil health. What is the black soldier fly? So I would like to explain to you in more details what this fly is, the magic fly. So it all begins with the life cycle. We do utilize, the technology utilizes the life cycle of the black soldier fly, where the flies do the eggs, which hatch and then turn into maggots, and then after, the maggots turn into pupa, and then again, they turn into flies again. So step one, the adult. So the adult has a lifespan of 14 days only and only drinks water. Each fly, especially the females, can lay averagely 500 eggs. These eggs are now taken to step two. So the step two, the eggs are now put into the incubator, and here they are put onto a starter feed, where they will now take 5 days, and then they are turned into baby larvae. The baby larvae will now come to step four,
So it's the baby larvae that we introduce to the organic waste, which is then processed. And here they will increase 40 times their body weight, growing very, very, very fast. And then after step four, 10% of them will be left to repopulate, turning into pupa and then again into adults. And 90% is what we take and then utilize further processing into what we get our final products. So what is the black soldier fly? The black soldier fly contains at least 55% crude protein, and it's majorly used in rationing of feeds for poultry, piggery, and as well fish farmers. As well, it is also used in supplementing for feed, especially in ruminants when we are doing additional feeding. And here we use it as a protein ingredient mainly, so it's not fed independently. In addition, the black soldier fly, what makes it very unique is that because it contains a lot of essential amino acids, making it very, very unique from the rest of the protein sources. This is a step-by-step process of how best we do it at Protein in Uganda. So a team of protein is employed onto the markets where we get our main source of inputs, which is the organic waste. So this team implements the waste sorting system where organic waste is got and it's pure. So we have organic waste separated from the inorganic waste. Then the waste will be delivered to protein where it will be further processed and then stored into drums partially. And then using our locally fabricated machinery, it will be mixed and then fed to the larvae. The second step is the rearing. So the rearing here, after mixing the organic waste, it's introduced into the crates. The baby larvae from the hatch, from the incubator, are then added to the organic waste. This will be recycled within a period of 8 days. And then after 8 days, it will be brought to the harvesting period. And then they will be able to separate the fertilizer, which is organic waste, from the larvae. Basically, we have now a love hotel in our business. So where does the love occur? So it occurs in the breeding. So the flies are male and female, so they do mate, and then they do give us eggs. This is the most difficult, however, the most critical stage in our production. What makes it very difficult is because it requires the temperature, humidity, and light intensity regulation. So that's the only difficulty. But other than that, it is the most beautiful place. So this is our zero waste process. We never throw away anything. So everything is integrated into our final product. We have the profit, which will be comprising of the undefatted, defatted, and also the press cake. We have the pro oil, which is taken out of the juicy maggots, and we have the profit laser, which is a comparison of the dead flies, the pupa casings, and also the organic fertilizer, making it very rich in the nitrogen, potassium, and phosphorus. After a period of 2 years, where do we look up to? So we look to have used, we look to have cleaned up our local municipality, which will be comprising of 10% of its waste. And in tons, that will be 38,000 tons. And with this cleanup, we intend to have fed, the farmers would have fed, will have the potential to feed 500,000 birds, fertilizing 12,000 acres of land, and indirectly or directly, protein will be able to employ 2,115 youths under this project. Our feasibility, so we are already on ground and we've already moved at least a step, we are a step ahead. So we are doing all this in our municipality waste recycling center, which is a warehouse, 500 meters squared, and already 180 tons of organic waste have been processed. Per day, we do 3 tons of organic waste in recycling, and we envision to increase this to 10 tons per day and then 25 tons per day. When we talk of our market, what do we see? So we tap into a huge market. Now, did you know that only in Uganda, it has a total deficit of around $1.2 billion as the feed deficit? Now, just tapping 1% of this gives protein a very great opportunity to tap into $12 million.
and we shall expand to East Africa to feed the to fill the gap of a feed deficit of around $1.2 billion. We have a diverse team of experienced people, especially the founders. Tommy Hoft, who is the co-founder with experience in starting up companies in Uganda. Our CTO, Philip, with 6 years of experience in the research of black soldier flies, and Martin Tenua, who has experience in managing the local team. We are ready and we are promising to take the business on another level. With your support, everything is ready and the business is ready to fly. Thank you very much, ladies and gentlemen, for listening to me. Wonderful, Joseph. Thank you for your energy on showing the process and the project you are running. It's beautiful. I'm super interested in protein, but I must say I'm also very happy that we are not going straight into lunch. We have a moment to process what we have seen before eating again. I want to ask Francesca once again if she has any comment for you while we also show the results of the survey showing what are the key strengths of your project in our audience opinion. Francesca. Yes, thanks, Joseph and Martin, because actually your case is an example of circular economy. So you have done everything, you have checked every box in the circle. Looking ahead, it seems that the black fly soldier is spread all around the world. So even in terms of scalability, when you are going to approach a stage in which you'll be expert on this, please exchange your knowledge with other country in order to contaminate, in order to spread innovation from your side. So not on the way back. Yeah, so maybe I just want to translate for Joseph and Martin the feedback from the audience. The audience definitely recognizes as a key strength of your project the environmental sustainability of what you do, and then the fact that you use materials and technologies available in your territory in Uganda, and they believe is also very innovative. On the lower side, but still doesn't mean that you don't do that, but maybe there's something more that you can do. It's effective versus the objective you have, and it's inclusive for any part of your population. But anyway, congratulations definitely for the environmental sustainability, and as Francesca was saying, for the circular economy approach. We are moving now into Q&A. We have a little bit of time, so we will make it short. I really invite every speaker to be fast in answers. I will start with a question and I will move to Italian unless it's not for protein. Sorry, guys, bear with me. La prima domanda è per Eleonora Giordano. Ci scrivono, è molto interessante il progetto Print Innovation. Vogliono sapere come avete considerato e risposto adeguatamente agli aspetti legati alla manutenzione delle stampanti e ai costi di funzionamento. Sì, grazie. Beh, allora, la stampante ha un funzionamento abbastanza basico, nel senso che anche la manutenzione deve essere sì costante, ma è una manutenzione basica. Quindi gli operatori, e con il progetto quindi vogliamo anche avere degli operatori dedicati e formati che solo per l'uso delle stampanti per il funzionamento del laboratorio, riusciranno anche a fare la manutenzione ordinaria. Ovviamente quella straordinaria dovremmo magari andare verso la fabbrica. E anche direi con un'altra partnership che è aperta con un'impresa canadese che è quella che ha supportato fin dall'inizio il setup, no, del laboratorio, per cui fin dall'inizio hanno sia fatto corsi, formazione sul campo e nel remoto sull'uso delle stampanti e poi sulla fabbricazione, sull'elaborazione dei dispositivi. Ah, scusami, e per le utenze... in realtà è soprattutto energia elettrica ed è facilmente assorbibile in questo caso dall'ospedale. Perfetto, grazie mille. Credo che sia una risposta esaustiva e esauriente per chi l'ha proposta. Chiedo anche ai nostri panelist, ai nostri speaker, se hanno domande l'uno per l'altro. And maybe Joseph, you had a question for Giorgio, I'm not sure, or if it, just in case. Yes, I had a question. Please go. My question was, I got an interest in his project and I wanted to just find out, what was it, a hydroponic project, and what was he using in the potting small bowels?
They look like something like coffee husks, something of that sort. I wanted to get some more light. Thank you. Yeah, this is an hydroponic project, and we usually use the external part of the harness sheet to make the external part for the plants. We do after we do before a first part with the soil to have the first part of the plant, and then we put into the agri-tube without the soil and without not natural materials, only with the external part of the harness sheet. Okay. I don't know, Joseph, if the reply is correct, if it's the information that you need. Yeah, maybe we can talk, you can share with me. Yeah, of course. We love this. We love when we build connection. That's what we all want to do. So this is exactly what we were looking for. So we are sure. Francesca will help us to connect each other. Definitely. We will share your contacts. And so this conversation can move on. At the same time, we have another question for Eleonora. Quindi ritorno all'italiano. Eleonora, ci chiedono quale filamento si usa per le protesi in particolare e se è prevista una filiera locale per la sua produzione. Allora, si usa principalmente PLA e polipropilene e purtroppo no, attualmente non c'è non troviamo a livello locale materiale che abbia la qualità necessaria per la produzione della protesi. La filiera locale attualmente non c'è, attualmente. Bene, un nuovo ambito da lanciare, un nuovo percorso da aprire. Ci stiamo avviando alla conclusione, mi pare che non ci siano altre domande in questo momento e tra l'altro voglio davvero rispettare i tempi, quindi chiedo solo a Francesca se per caso ha un commento finale e poi lascerò ancora la parola perché ci racconteranno anche i prossimi appuntamenti, ma insomma questa prima parte stiamo per concluderla. Francesca. È stato super interessante per me, per cui io partirei già adesso per uno dei vostri progetti. No, forse due commenti che mi sento di condividere in base alla nostra esperienza. Uno, forse è arrivato il momento di non guardare più la geografia internazionale a seconda dei borders, delle boundaries, perché ormai veramente la tecnologia, dicevamo, abilitante, ma anche abilitante cross border, ci permette di accedere a informazioni, condividere, gestire informazioni, raccogliere dati da remoto. E l'altro, forse, non innamorarsi troppo della propria idea di innovazione fine a se stessa. Quindi magari può essere utile non cercare per forza tutte le boxes, perché alcuni progetti probabilmente in alcuni contesti per temi di sostenibilità ambientale o per altro motivo, per economicità, forse vale la pena approvvigionarsi direttamente in maniera diretta. Quindi un invito lo faccio anche a me stessa, a non innamorarsi solo delle proprie idee. Grazie Francesca, io quello che hai detto a proposito dei confini mi risuona completamente a Mani Istituta come visione, un impatto beyond borders, che non vuol dire senza i confini, perché dobbiamo essere consapevoli delle caratteristiche, dei contesti, delle risorse disponibili, quindi consapevolezza del dove, ma andare oltre, non farsi fermare dal confine, quindi anche nei progetti di innovazione sociale la replicabilità, l'imparare dagli altri, lo scambiarsi informazioni e superare qualsiasi barriera sono fondamentali. Io ringrazio tutti voi di questa sessione così interattiva, credo che abbiamo imparato molto, visto le grandi opportunità della tecnologia quando è accessibile e misurata sulle vere esigenze delle comunità. E lascio ora la parola a Fulvio Bersanotti per l'invito al prossimo Open Talk e i saluti finali. Da parte mia, grazie ancora a tutti per la partecipazione e l'ispirazione. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, anche da parte mia, grazie a Francesca Folda e a Francesca Fedeli per averci accompagnati in questa bella e ricca mattinata, grazie a Giorgio, a Eleonora, a Joseph, a Martin che sono intervenuti, è stato davvero un piacere ascoltare le loro storie, il loro esempio, le loro esperienze virtuose sul campo.
Un tema, quello dell'innovazione low-tech, in progetti di cooperazione internazionale, che ci è particolarmente caro. Come fondazioni siamo da tempo impegnati nel promuovere un approccio all'innovazione che metta al centro la capacità di generare, di scaricare impatto, ancora prima e ancor più del semplice contenuto tecnologico della soluzione fine a se stesso, come ci diceva proprio Francesca pochi istanti fa. Gli studi ci dicono che oggi le rivoluzioni industriali e tecnologiche sono passate da una frequenza di una ogni 50 anni ad una ogni 3-5 anni. Pensate alla stampa 3D, come ci ha raccontato Eleonora, alla tecnologia blockchain, all'intelligenza artificiale. Beh, questo significa che di fronte ad un processo di transizione, di evoluzione che viaggia ad una velocità così importante, occorre orientarsi con la saggezza delle buone idee in grado di fare la differenza, proprio come abbiamo visto quest'oggi con i tre progetti che ci sono stati raccontati. E mi fa ancora una volta piacere sottolineare quanto il mondo dell'innovazione e quello della cooperazione internazionale abbiano bisogno di incontrarsi e di contaminarsi, e siamo felici di poter costruire delle occasioni, delle opportunità di scambio. C'è sicuramente ancora molto lavoro da fare, lo sappiamo, ne siamo consapevoli, ma ci sono anche altrettanto grandi spazi che dobbiamo provare insieme a riempire. Prima della chiusura e dei saluti, alcune informazioni di servizio sulle nostre attività in programma nelle prossime settimane. Ricorderete che nel mese di aprile abbiamo lanciato la seconda Call for Innovators di Coopen, dedicata al tema dell'alimentazione e dell'agricoltura sostenibile. Coopen, per chi di voi non lo conoscesse, è il programma di Open Innovation, di innovazione per lo sviluppo, il progetto promosso dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione Cariplo. La call è rivolta a tutti gli attori dell'ecosistema dell'innovazione che operano in Africa oppure in Italia. Siamo alla ricerca di startup, centri di ricerca, PMI innovative, singole innovatrici e singoli innovatori per risolvere alcune delle sfide adottate dalle organizzazioni della società civile in alcuni dei paesi di riferimento della cooperazione italiana in Africa. Tutte le informazioni sono disponibili sul nostro sito coopen.it. Mancano ancora 10 giorni alla chiusura delle candidature prevista per il 28 maggio. Una volta chiuso il bando, andremo a selezionare fino ad un massimo di 9 soggetti innovatori che andremo ad abbinare con le organizzazioni che partecipano a Coopen per poi iniziare un percorso di accompagnamento, di incubazione, accelerazione e messa a terra di un POC, di un progetto pilota, entro la primavera del prossimo anno, del 2022. Infine rinnovo l'invito al prossimo appuntamento degli Open Talk dell'innovazione, che si terrà il 15 giugno, sempre dalle 11 alle 12.30 e sempre con le modalità virtuali di quest'oggi. Affronteremo un altro tema molto bello, molto interessante. Ho scelto AI for Good, idee, progetti e sfide per lo sviluppo sostenibile, quindi ci andremo ad occupare di intelligenza artificiale con quell'approccio umanocentrico dell'intelligenza artificiale per il bene comune di cui tanto oggi si dibatte a livello internazionale. Le registrazioni, come scritto anche in chat, sono già aperte, quindi potete iniziare ad iscrivervi. Per tutti gli aggiornamenti di dettaglio rimando al sito di Innovazione per lo Sviluppo e alla nostra newsletter. Io con questo vi ringrazio per aver partecipato a questo secondo appuntamento degli Open Talk. Grazie nuovamente a Francesca e Francesca e i nostri ospiti. Lo faccio a nome mio personale e a nome di tutto il team di progetto, quindi Ilaria Caramia per Compagnia di San Paolo, Cristina Toscano, Alessandro Masciadri per Fondazione Cariplo, Marina Rossi e Nicola Bruno per F5. Fanno parte del team, ma permettetemi di ringraziare Marina e Nicola per il coordinamento dell'evento, come sempre impeccabile. Da parte mia è tutto, quindi da parte nostra un buon proseguimento di giornata e a risentirci presto. Ciao.
In tutto il mondo, una nuova generazione di innovatrici e innovatori sta unendo le forze per risolvere le principali sfide del momento. Le loro soluzioni partono dal locale per pensare globale. Spaziano dalle innovazioni frugali alle tecnologie più avanzate. Migliorano grazie alla collaborazione tra competenze ibride. Innovazione per lo sviluppo nasce per sostenere chi sta innovando il settore della cooperazione internazionale allo sviluppo attraverso un programma attivo su tre assi. Sfide. La piattaforma di Open Innovation Co-Open per realizzare soluzioni di impatto tra Italia e Africa su tre temi chiave: alimentazione e agricoltura sostenibile, salute e benessere, economia circolare, tecnologie e dati per lo sviluppo sostenibile, per supportare progetti innovativi anche in risposta alle emergenze in corso. Formazione, un programma biennale di capacity building su tre ambiti strategici: dati per lo sviluppo, project management, leadership e imprenditorialità. Eventi, Open Days dell'innovazione, ma anche webinar e partnership con i principali attori del settore. Unisciti a noi per innovare il mondo della cooperazione allo sviluppo. Scopri il programma di attività e scegli le opportunità migliori per te e la tua organizzazione.